Videogiochi in Italia, un settore che continua a crescere nonostante le sfide economiche. Nel 2023 il giro d'affari ha raggiunto i 2,3 miliardi di euro, segnando un incremento del 5% rispetto all'anno precedente. Il segmento hardware, in particolare, ha visto una crescita spettacolare con un aumento del 63%, arrivando a un valore di 665 milioni di euro, grazie alla disponibilità delle nuove console. Questo ha portato a un aumento delle vendite di hardware del 70% e degli accessori del 46%. Il leggero calo dell'8% il numero totale di videogiocatori in Italia, stimato a 13 milioni, di cui il 61% sono uomini con l'età media di 30 anni, mentre le videogiocatrici sono 4,9 milioni, il 38% del totale, con età media di 31 anni. Il software rimane il segmento più grande del mercato, con un valore di 1,6 miliardi di euro, anche se ha registrato una leggera diminuzione. Tuttavia, gli acquisti di nuovi videogiochi sono aumentati del 6% nel loro complesso. Interessante notare che il 54% di questi acquisti è avvenuto tramite canali digitali, crescendo del 19% rispetto al 2022. La classifica dei titoli più venduti nel corso del 2023, indipendentemente dall'anno di uscita del gioco, vede alla prima posizione EA Sports FC24, seguito da Hogwarts Legacy e i classici Grand Theft Auto 5 e Call of Duty Modern Warfare 3.